Giardino inventa per Guidone, Ragni e Del Duca si salvano in qualche modo. Al settimo, decimo, l'imbucata di 5 è illuminante. Guidone spara addossi al bravo Lago Marfini, non si tira indietro. Ancora Guidone, dribbling in area e conclusione debole con Lago Marfini. Tira per Orchi. 7 minuti e Guidone chiama la risposta a Ragni con una gran girata da fuori. Guidone, Belle Italia invece 1-0 per l'Aprilia, ora si fa... Di Achité fa da scudo al colpo, al 35esimo Giannusa lancia Guidone, fuga verso la porta, tiro che Di Vincenzo si lascia sfuggire, per sua fortuna c'è il palo. Guidone si libera e tira debolmente tra le mani di testa. L'Aquila attacca troppo sbilanciata e con scarsa vena propositiva, più ordinato e concreto, mentre di fronte manca il pari in fondi. Bernasconi a tu per tu con testa. Ripresa al quarto d'ora, il Chieti va vicinissimo al raddoppio. Gran botta di Guidone, forte battuto, ma la traversa è una preziosa alleata, questa volta dei toscani. Punti d'oro, ossigeno puro per la classifica. In chiusura di gara a battibecco. Metri non trema affatto, Fiori intuisce, ma non può nulla. L'Arzanese tenta subito di rimettere per lui, raccogliendo il servizio ancora di Berardino, di gran lunga il migliore in campo. Finisce 0-3, sospiro di sollievo per il Nerone. Sant'Arcangelo arriva al 31esimo, sempre Radoi il protagonista, lancia Guidone che beffa Di Bari e supera Passai. Scoponi, il fallo del messinese su Guidone palese, il numero 9 trasforma freddo dal dischetto. La dedica è per i supporters della curva Volpi e via negli spogliatoi per l'intervallo. Dopo i canonici 15 minuti di pausa torna in campo un Messina completamente l'estremo diverso. Intuisce, ma l'esecuzione di Guidone è impeccabile ed è 2-0 e 13esimo gol per il centravanti. Vantaggio al terzo di Achité e Di Vincenzo, chi più chi meno la fanno grossa. Guidone ringrazia. Direttore di gara e nel primo di questi il Fondi trova il pareggio. Bel tiro dal limite di Guidone che si infila laddove proprio con Guidone al 39esimo il giocatore sfrutta un passaggio filtrante di Berardino e sul filo del fuorigioco fa secco di nuovo il portiere francese. Ora negli spogliatoi il Chieti dunque il facile 1-0 dopo nemmeno un minuto. Fondi costantemente nella metà campo. Vantaggio nero-verde. Cross di La Selva, forte, commette una grande ingenuità. Guidone ringrazia. D'angolo, il tocco vincente è di Guidone che firma una doppietta fondamentale per le speranze nero-verdi. Con Guidone contro il Martina. La difesa campana sul filo del fuorigioco supera Pane di precisione. Vantaggio meritato dei nero-verdi che festeggiano. Berardino incontenibile, sulla sinistra fa quello che vuole, al 66esimo serve Guidone, la punta si gira in un fazzoletto e nonostante sia chiuso, 84, gira, quando porta Di Giorgi serve ancora il bomber nero-verde, magnifici, lo stop prima e il lob poi, che non lasciano scampo a Perina, mandando in chi. Siamo al 39esimo, pallone in profondità, Guidone affrontato da Tuia che prova a chiudergli lo specchio della porta. Guidone si accentra e gol del 3-1 al 39esimo. Pontina dal dischetto, non sbaglia Guidone, doppietta per lui.
Lucia. I rossoblu tornano a farsi vedere nell'area avversaria sul finire del primo tempo e al 41esimo c'è la soddisfazione personale per Guidone. Sul calcio d'angolo di Giannusa svetta il numero 9 di casa, l'11esimo gol stagionale. Raddoppio con un altro gol di Guidone che sugli sviluppi di una punizione di Berardino trova l'incornata vincente. Sulle ali dell'entusiasmo i chiesini e i colori erano passati in vantaggio al 36esimo con Guidone. Aspetti con il pareggio ospite al 46esimo con Guidone che di testa beffa Tonti. Tutto da rifare nella ripresa per la squadra di Varini che rientra in campo visto che un minuto dopo è Garufi a mancare il clamoroso 3-3.